2,5 milioni di euro dalla Regione Toscana agli istituti scolastici e agli studenti per aumentare la capacità connettiva alla rete e garantire quindi una migliore didattica a distanza in questo periodo di pandemia da Covid-19. 2 milioni sono destinati alle scuole, 500.000 euro agli studenti. Ad annunciare il bando sono stati il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e gli assessori Stefano Ciuoffo e Alessandra Nardini. È evidente che tutti i bambini, tutti i ragazzi, tutti gli studenti devono avere le stesse condizioni di accesso, di connessione alla rete. E proprio per questo ecco che noi ci stiamo investendo attraverso la banda ultralarga, ma attraverso anche l'estensione della rete, che è quella nelle aree ancora più diffuse, ancora più rarefatte da un punto di vista della presenza di abitanti e conseguentemente meno coperte dai gestori, che vanno invece a coprire dove vi è una redditività economica. La Regione Toscana ha fatto un'indagine per capire lo stato della connettività dei vari istituti. Ne è emerso un quadro disomogeneo, con il 20% delle scuole che non avevano le infrastrutture necessarie per la didattica a distanza. In più, nell'80% che ha invece infrastrutture, c'è un grado di qualità che solo per la metà si può ritenere idonea e soddisfacente e completa. E quindi lì c'è bisogno di implementarla ancora. L'intervento, come detto, riguarda anche gli studenti, con i 500.000 euro che saranno destinati alle scuole per l'acquisto di dispositivi per seguire le lezioni a distanza. Sì, noi vogliamo intervenire proprio per superare le criticità che sono emerse. Sappiamo bene che questa pandemia ha messo a nudo criticità già esistenti e noi vogliamo provare puntualmente a intervenire per risolverle. Il nostro obiettivo, l'obiettivo della Regione Toscana, è quello di non lasciare indietro nessuna studentessa e nessuno studente.